Siete pronti laggiù con la prossima frase? Non doveva andare, lei lì doveva aspettare. Ok, Mario? Se siete quando sono pronti, partiamo. No, perché non doveva esserci lui, doveva inquadrare lei. No, ma riprendendo partiamo da lei. Okay. Oh, sentite, volevo dirvi una cosa. Non suggerite... Non suggerite le lettere, perché viene fuori un casino, non si capisce più niente. L, R, C, lui dice la sua, non capisco più. Incoraggiate, ma non suggerite le lettere. Graziella, c'è una lampadina rotta lì che viene sempre inquadrata. Sì, dopo. No, mi interessa la U. Senti, io ho l'idea che molto probabilmente, adesso vediamo poi, nella prima partita, siccome i premi sono ancora un po' bassi, forse le vocali si dovrebbero comprare con 500.000 lire, perché guarda che eravamo all'ultima consonante, nessuno aveva la possibilità di comprare una vocale. Può essere, sì. Ci dovevamo bloccare, non so cosa avremmo fatto. Va bene, poi vediamo. Ricordatevi quando riprendiamo di far partire l'orologio, va bene? Allora Mario, quando riprendiamo Ilenia, mi fai sì guardando in camera, eh? Siamo pronti, dici? Aspetta un secondo, ma Sì. State attenti a non far vedere le lettere. Guardate che bisogna mettere quei blocchi. Abbiamo visto due lettere. Vabbè che le hanno visti tutti e tre, ma non va bene così. Hai sentito? Ok. Non va? Tutte le vediamo. Ragazzi, per favore, lì dietro, ma volete stare attenti? Volete che vi dica tutte le lettere? Ma Cristo, ma ci vuole tanto? Ma piuttosto giratelo così, che così non vedono e poi lo metterà a posto. Ma se me lo girate così vedono tutto, ve l'ho già detto mille volte. Cristo! Ma ci vuole tanto? Ma dai, ma lo fanno apposta adesso. Ecco, metteteli nell'altro verso, vabbè, poi lui li raddrizza. Come? Sì, lo so. Ho sbagliato l'articolo. Allora, silenzio studio, pronti, per favore. Allora, si parte con Ilenia che dice, siamo pronti. Siamo pronti? No, momento, non credo che... Ok, aspetta. Quando si accende la luce, però c'è la luce accesa, ragazzi, per forza che lei è... Allora, guarda, ti dà il segnale l'assistente di studio. Grazie.